Stereo 5 TV presenta L'almanacco del giorno. In studio Luigi Comentale. Ben ritrovati con il nostro almanacco, buongiorno. Oggi è mercoledì 3 maggio 2023 e la Chiesa ci ricorda di festeggiare San Filippo e San Giacomo. Auguri a chi festeggia l'onomastico. La settimana intanto è la numero 18, i giorni dall'inizio dell'anno sono 123, ne mancano 242 alla fine. A Roma il sole è sorto alle 5.04 minuti e tramonta alle 19.10 ora solare, a Milano alle 5.08 minuti e tramonta alle 19.32, luna che tramonta alle 4.01 minuto per levarsi alle 16.54. Uno sguardo al proverbio: val più un'acqua tra aprile e maggio che i buoi con il carro. Andiamo oltre. Accadde il 3 maggio del 1912, vengono seppellite le prime vittime del Titanic ad Halifax in Nuova Scozia. In questo giorno del 1933 Nellie Taylor Ross diventa la prima donna a dirigere la zecca degli Stati Uniti. Quattro anni dopo, nel 1937, Via col vento, un romanzo di Margaret Mitchell, vince il premio Pulitzer. È il 1951 quando apre la Royal Festival Hall di Londra. Il 3 maggio del 1956 si celebra la prima edizione dei campionati del mondo di judo. Nel 1979 nel Regno Unito Margaret Thatcher viene nominata primo ministro. In questo giorno del 1991 viene trasmesso l'ultimo episodio della soap opera Dallas. Nel 2002 l'euro diventa la valuta ufficiale dei paesi dell'Unione Monetaria Europea. E ancora nel 2005, dopo 35 anni, la Corte di Cassazione assolve tutti gli imputati della strage di Piazza Fontana e condanna al pagamento delle spese processuali i parenti delle vittime e delle parti civili. Buon compleanno quest'oggi a Lucia Ocone, attrice comica, Elodie cantante, e Massimo Ranieri, cantante, attore napoletano. E sempre oggi sono nati sportivi: nell'85 Ezechiel Avezzi, ex calciatore attaccante, e nell'81 Murilo Endres, pallavolista schiacciatore. Siamo già giunti alla nostra frase aforisma di oggi: la fortuna e l'ardir vanno spesso insieme, lo dice Metastasio. Bene, è tutto, finisce qui il nostro almanacco di questo 3 di maggio. Noi torneremo domani, pochi istanti, e arriverà anche il meteo della Campania. Grazie come sempre per averci guardati, a domani, ciao! L'almanacco torna domani.